Allora rientriamo. Giovanni, non è un giorno che lei viene qua e mi si mette a chiacchierare. Scusi, vabbè, lasciamo perdere purtroppo. Cioè, scusami, Andrea, scusa. No, tu me lo racconti sempre. Solo perché ti voglio bene. Lo so, ci fa fare delle figure. È facile, vabbè, ok. Allora, detto questo, ci ritroviamo dopo sicuramente una partita piena di lati oscuri, qualcuno magari meno scuro, più chiaro, però quello che purtroppo non consente alla Roma di poter vivere le proprie sconfitte anche in una maniera meno pesante, purtroppo poi è la gente, quella che esagera sempre, quella che vorrebbe giustamente, come vorremmo noi, 38 partite, 38 vittorie. Questo non è possibile. Credo che quello che ha fatto la Roma a Torino sia stata una partita sicuramente attenta, degna. Io non avevo mai visto la Juventus stare 70 minuti nella propria area di rigore a casa sua. A me, in tanti anni, credo Simone che l'ha affrontata anche come giocatore di Serie A, non credo che possa mai ricordarsi una Juventus così messa all'angolo come ha fatto la Roma per 70 minuti. Però poi quando non segni, quando succede che un giocatore pur importante come Ronaldo fa un gol strusciando e sfrittando quel pallone, e abbiamo avuto sicuramente un contraccolpo che non finisce più. Però la Roma ci ha provato. Sicuramente è una squadra che ha carattere. Qualcuno dirà non ha mai tirato, non è vero, forse ha preso poche volte la porta, c'è stata una difesa ad oltranza e forse questa inaspettata da parte di Fonseca, che non poteva immaginare che la squadra che ha vinto 9 titoli consecutivi a casa sua giocasse come la Pistoiese, pur poi vincendo, e quindi poi alzi le mani. Ma non è una Roma da bastonare, possiamo discutere di quello che volete, ma questa, a mio parere, è una squadra che ci ha provato fino all'ultimo, nonostante delle mancanze straordinariamente importanti, come può essere quella di Pedro, possiamo anche dire quella di Dzeko, il Dzeko migliore chiaramente, non quello di queste ultime settimane, senza ovviamente uno come Smalling, senza Pellegrini. Allora vai lì, nonostante questo metti all'angolo una squadra che improvvisamente pensa che tu sia il Real Madrid e si chiude, ti gioca di rimessa, poi fa 2-0 e noi sentiamo una masnada di coglioni che ti dicono che non è questa l'aria per andare in paradiso. Certo, se non vinci non vai da nessuna parte, ma questa squadra ha dimostrato carattere, si è permesso di farlo e di dirlo Veretù, per tenere alti i valori, per tenere alta l'attenzione, per far sì, ragazzi, continuiamo a giocare, a provarci, perché andrà meglio. E parliamo di una squadra che nonostante la sconfitta è ancora quarta in classifica a un tiro di schioppo. Da qui a 4-5 settimane ci sono tanti di quegli scontri diretti che alla Roma basterebbe vincere 3 partite e pareggiarne 2 per ritrovarsi terza, se non qualcosina di più. Comunque questo è il calcio. Io vado di corsa perché abbiamo tanti collegamenti questa sera, ma quello che è importante è che abbiamo tanta carne sul fuoco. C'è lui, c'è Francesco Goccia. Buonasera a tutti. C'è Gabriele Marconi. Buonasera. C'è Marco Gialloretti. Buonasera. C'è anche Valerio Costa. Buonasera. C'è Andrea De Angelis. Buonasera. E buonasera. C'è anche lui, Simone. Alto, belli, ti piace quando faccio così? Lo do. Buonasera. Qui abbiamo la nostra Eleonora Kim Monti. Buonasera a tutti. Qua abbiamo il nostro Riccardo Antonelli. Lì c'è anche Bisegna con le sue poesie. Lì c'è anche la mamma di Sara. Qui c'è Sara. Quindi siamo veramente, siamo al completo? Sei sicura Eleonora? Andiamo in pubblicità, rientriamo, a meno che non l'ho presentato. Il Giovanni. Giovanni. È il primo che ho presentato, che stai a dire? Un'altra volta? Beh, Giovanni ti presenta 2 volte. Guarda, il problema di Giovanni è chi ha la macchina. Farà il dicitore di poesie addirittura stasera. No, poeta 2. No, o gliela leggi tu, corta così o lasciamo perdere. No, non posso. No, mi si offende, l'uomo mi si offende. Ok, allora, è vero che lei si offende, Bisegna? No, mi fa piacere farla leggere a Giovanni. No, meglio. Te lo dico io meglio, però tu scrivi una bomba. Allora, detto questo, Riccardo Antonelli poi canterà una cosa che avete, c'è stata una grandissima richiesta, pattino romano.
Pattino Romano, pattino. No, perché sennò Cascia mi si arrabbia. Allora, detto questo, Pattino Romano e Barcarolo Romano, ce lo sai meglio di me. Andiamo in pubblicità, a meno che non abbiamo già il collegamento. Andiamo subito in pubblicità e rientriamo volando, via! Per cui c'ho molto rispetto, ma il problema è che lui però fa i cambi, fa 0-0. Cioè esce il centrocampista dentro il centrocampista, esce l'attaccante dentro l'attaccante. Scusa, ricominci a casa, se no non capisco. Se tu hai detto, come è vero che sia, che la Roma per 70 minuti l'ha messi lì, perché doveva stravolgere questo modo di perché giocare? Perché doveva far gol. Allora, nel momento in cui tu hai già deciso, allenatore, avevi le tue ragioni di far uscire Villar, tu negli ultimi 10, 15, 20 minuti ci dovevi provare con due punte, perché stavi perdendo e perché avevi preso la strada giusta per mettere sotto la Juve. Per cui era tutto giusto. È giusto, quello che dici mi va bene in parte, ma è giusto che tu dica sempre quello che pensi. Signor Valerio Costa. Io mi volevo riallacciare. A proposito, il suo Tor Sapienza come va? Sta andando benissimo. Meno male, perché io non ho avuto più notizie di lei da novembre. Classifica. Allora mi chiedevo se ancora c'era il Tor Sapienza. No, c'era, come c'è no? Ancora, va bene. Sono contento, lo dico benissimo. A beneficio anche dei tuoi associati. Il Tor Sapienza c'è, lo dico anche ai Simone tuoi giocatori. Mi ha fatto i complimenti, sì. Giusto? Ma lui è sempre prodigo di complimenti perché è un uomo di sport. A parte io sto giocando, certo. Che fa Simone? Gli fa tutti i complimenti. Io volevo parlare male di lui, posso, mi butto sul Tor Sapienza, no? Vai. Il Tor Sapienza ha vinto, te poi butta male. Lo so tutto. No, volevo riallacciarmi al discorso di Francesco, sì. No? Da allenatore e presidente, sì. Io penso che il portiere è il 60% della squadra. E la posizione sul primo gol di Paolo Lopez. Detto. È stato incredibile. Ha fatto una cappellata. E noi dobbiamo cercare di fare, perché se incominciamo a prendere tutte volte gol è impossibile. Già la difesa barcolla. Più c'è stato questo è un genio. Se prendiamo tutte le volte gol è impossibile. Meno gol li deve prendere per forza, perché ne prende troppi a Roma. Porco Giuda, ne prende 32, ce ne danno 35, ma sono 32. Sono portieri che prendiamo 40 gol, Simone. No, certo. Poi ti spiego tecnicamente. È non giusto ho mai quello fatto... che dici. No, tu, quando tocca a te dici questa cosa. Dopo. Andrea, hai terminato? Volevi aggiungere un pistoletto? Io sono d'accordo con gran parte di quello che è stato detto. Sì. Il campionato italiano quest'anno, ma non solo quest'anno, negli ultimi anni, ma quest'anno in particolare, sta dimostrando dal punto di vista tattico una sorta di involuzione. Noi siamo passati dall'essere campioni europei della tattica, mm-hmm. a appunto una sorta di in generale noi italiani, noi Serie A, ad una sorta di involuzione, tant'è che le squadre che ci precedono sono tutte quante caratterizzate, se andate a vedere, da due elementi: una forte difesa, un grande portiere, Donnarumma, e un grande centravanti, Szczęsny, e un grande centravanti, Ronaldo, Ibrahimovic, sì. Lukaku, sì. Ok? La Roma invece quest'anno, ed è il motivo per cui vanno fatti i complimenti all'allenatore che lavora con il materiale umano che ha a disposizione, la Roma quest'anno sta pagando la scarsezza del suo portiere. Cerco di essere veramente educato. Sono totalmente, lo so pure lui. Sì, tant'è del, che del io portiere... posso dire che oggi mi è stato detto, purtroppo, ha toppato mentalmente ormai... Per cui non c'è. Io credo che al di là Roma, dell'aspetto futuro, e sì, te lo dico. No, ma io credo che al di là dell'aspetto mentale c'è anche una. È proprio il portiere sbagliato, insomma, non è un portiere della Serie A. Ma quello che l'hanno preso non era. Beh, non era un portiere da 30 milioni così, comunque. Certo che no, cioè, no 18. Non è, quello, no, 28. No, avevo 18, non 18, vabbè, 28. Tu sei più informato comunque, di me. Non era un portiere da 30 milioni. Però non era da comprare. Aspetta, e quello è il portiere. L'altra è la scarsa vena del centravanti, perché lasciamo perdere le ultime due partite in cui si è fatto fuori da solo litigando, sì, con l'allenatore, è arrivato Majoral. Dzeko comunque, fino a due partite, ha fatto 7 gol. Sì, in Serie A. Niente. In 18 partite ne ha fatto un tubo. Ha ragione, non ci Quindi, va bene il portiere... che ho sentito evocare... Ma è un reato dire che da quando non è andato a Torino con la macchina che l'aspettava lì allo stadio di Roma? Io non voglio sapere perché, né per Paul Lopez, né per Dzeko. No? Io voglio dire che la Roma è
è stata in gran parte, per gran parte del campionato, terza in classifica. Ora non è più nemmeno nelle prime quattro, ma è lì. Come non è più nelle prime quattro? È quarta secca, hai ragione, perdonami. La Roma non è più terza, ha perso il terzo posto. Nonostante... Nonostante la Roma è nella posizione in cui si trova, nonostante stia giocando con un portiere non da Serie A e senza centravanti. E siamo totalmente d'accordo in questo, non ti posso dire nulla, poi se gli altri si rifaldiscono come è successo alla Roma cambia qualcosa. Che battuta volevi fare prima che vado? No, in realtà non siamo nemmeno quarti. No, noi siamo quarti secchi, se tu non sai come funziona te lo spiego io, non c'è lo scontro diretto ma c'è una differenza reti, siamo quarti secchi, oggi finisce il campionato, la Roma è in Champions League, ok? Te lo dico io, fidati. Allora se dici questo sguardo non ci credo. Certo, perché tu l'unico sguardo che capisci è questo. Io ragione non gli ha do mai, ma su questo c'ha ragione. Sì, ma occhio che te mena. No, ma su questo c'ha ragione, ragazzi. Per Dio se ci vedo. Io mi sto rendendo quasi immarcescibili nell'etere romano. Non mi rompete i cosiddetti. Non so come ha fatto, però stavolta c'ha ragione. Poi spiegate bene. Scusa, Matteo, basta. Pensa che io ho insegnato il mestiere a sto stronzetto e sta lì quasi a fare una riva. Pensa tu a che punto siamo arrivati. Vabbè, ti insegnavo a giocare a pallone, lo rammenti tu almeno, sì? Vai, sì. Al muro. No, io voglio fare solo una piccola premessa riguardante... Voce Sara, se no mi usciva una parola, lo sai, eh? Riguardante la Juve, la Juve, come hai detto tu, non si è tirata dietro in difesa. La Juve è molto intelligente sotto questo aspetto. Culturalmente è più preparata in Europa di tutti quanti. Ti spiego perché. Perché in questo momento di difficoltà che hanno avuto, col fatto di Pirlo, la novità, Pirlo ha conosciuto bene le persone, non i calciatori. Quindi adattare il suo modo di giocare, cambiandolo rispetto all'anno scorso, ha trovato all'inizio delle difficoltà. Adesso, per non andare oltre, per non rischiare, per non fare altri danni, che faccio? Mi difendo per poi attaccare con i contropiedisti che ha. Leva Ronaldo, ma ce n'ha tanti altri, come c'ha quello ex Parma, e c'ha Morata, c'ha gente di passo. È normale che poi la partita la fa lo stesso, ma non si è tirata indietro. Lì è intelligenza di dire non le prendiamo e poi vediamo che succede. Passiamo, sentiamo oggi, glielo chiediamo oggi e vedrete risponde alla stessa cosa. Ti spiego perché, che è proprio una regola. Quando stai nella difficoltà, avendo fatto il calciatore lo so, quando sei in difficoltà non devi mai andare oltre quelle che sono le tue, la tua temperatura, la tua misura. Ma tutto con la Roma viene fatto adesso, no? Perché se finisco, arrivo alla Roma 20 partite, no, ma hanno fatto 20 partite, mo tutto un tratto che a Roma questo si sveglia a parer tuo e di Moggi, quando glielo dirò mi dirà: sai, adesso ci siamo tirati indietro, no, perché conosco gli uomini. No, quello sono tirati perché a Roma l'ha massacrati il fino ai 70 metri. Finisco. Sì. Siccome la Roma sta in una fase molto, come ti posso dire, di evoluzione, a livello di possesso, gioca molto ma conclude zero. A parte c'ha due difensori che possono giocare manco in Serie C. Però l'hai detto perché conclude zero, no? Ti spiego perché finisco. Ci fermiamo sempre, conclude zero. Insomma, perché se mi interrompi sembra che stiamo a la Juventus ha fatto due giocate, ha vinto la partita, ma a prescindere dall'errore. Ha vinto la partita, due giocate. Tu giocate. Se tu ha fatto due tiri, ha fatto due giocate. Una sbucciata di quello che svirgola il pallone e fa gol all'angoletto. Se tu decidi come deve andare. No, ma il gioco per me è un altro. Se tu mi dici che quelli ti hanno massacrato 3-0, io non ho detto che ti hanno massacrato. Lo capisco, quello non lo capisco. Devo dire che domenica non mi è sembrata sta grande Juve. Tant'è. Ma infatti non te so che è stata. Perdonami e non ti interrompo più. Io e te siamo fratelli da 30 anni. Se ad un certo punto Bonucci, chiaro? E il signor Chiellini, è chiaro, il signor Chesney, si abbracciano ogni 10 minuti per aver portato via un pallone, ci sarà una ragione, no? Io non l'ho mai visti così pietosi. E questa è la realtà. Ecco, ti rispondo. Sì. Ti fa vedere che c'è un grande gruppo e grande persone. Quello che annunciarono, due giocate di due campioni hanno risolto la partita. Quello ti sto dicendo. Due giocate di due campioni. E uno che era fuori gioco. Ma perché non si dice tutto? Lo so, ma se non mi fai finire il concetto. No. La Roma ha giocato 70 minuti sotto porta. Sì. Quanti gol ha fatto? Zero. E basta, ti ho detto tutto. Uno lo poteva fare. Uno lo poteva fare, non gliel'ha dato. Quante parate di Scesi? Senti, Antò, non,
i due difensori centrali non possono giocare. Quante calcio. Parate ha fatto il palo mezzo a volta? Antò, però perdonami. Sì, sì, vai. Quando io sto in difficoltà, sì. Io sono retrocesso d'orte con sì. Lecce. Quando siamo in difficoltà, fammi finire. Mm-hmm. Partivamo da dietro per poi andare in contropiede, perché mm-hmm. non puoi andare a fare punti a Torino, a Milano, anche se l'abbiamo fatto. Ci siamo, fammi finire, ci siamo chiusi 0-0 sì. Dentro. Ti sto dicendo, la Roma ha prodotto molto gioco. Dal mio punto di vista, la Roma sta in evoluzione perché farà grandi cose, ma non è il momento adesso, perché la Roma, come arrivano sotto porta, prendono gol. Che c'è un portiere che purtroppo io non conosco i portieri, la tecnica del portiere non la conosco, quindi non lo credo. Ha fatto solo un mezzo passo a destra e poi è andato a sinistra, quindi ha perso il tempo. E poi a Roma in difesa è scarsa, molto scarsa. Torna bomba il gol che ha preso con la Lazio, Molle, quando Lazzari ha fatto quello, è un errore che manco la scuola calcio, un bambino di 8 anni lo fa, che non gira la testa e fa la diagonale con le spalle al giocatore. Di che stiamo a parlare? Di gente che ha pagato 40 milioni. Di gente di Serie A che fino alla gente partita di Serie A che questa, ci può giocare. Stava al 40 milioni di Bagnets, so. Là, come vabbè, si chiama? La Roma sta al ha terzo fatto posto una cosa. Squadre. Simmo, per favore. Non so lì, io no, non parlo dimmi di Roma. Perché allora sei brava prima, perché poi diventa sto la sera. Sto parlando del singolo. Sì. Chi t'ha? Io ho detto sempre che la Roma produce molto, da come la vedo io. La Roma produce molto e conclude poco. Ma mi piace Fonseca, l'ho sempre detto. Per me è un grande allenatore. Ma lo fa sempre. Ma bisogno. Fermati, e poi vai avanti. Ma lo fa sempre, se no qui veramente se diamo in giro. La Roma è la seconda squadra che ha segnato più di tutte. Oh. E allora non è che produce poco, ne fai gol, non l'ha fatto in quell'occasione, non che non tutta entrata è diventata una squadra di seghe, no? Perché fanno 43 gol. Ho detto squadra di seghe. No, sto dicendo io. Bisogna... Antò, a Roma arriva a quarto, quinto, terzo, io spero che arriva in Bancoppa. A Roma non è come la Juve, come l'Inter e come il Coe, come le... il Milan. Meglio come la Juve, al momento non è che la cambia Cristiano Ronaldo. Non ha, ti spiego, non ha culturalmente la testa, non è pronta per queste cose. Io sono tifo, sì, primo no, tifoso, sono d'accordo, che però quando c'è da dire cose, io quando mi avevi quattro pagella sì. Stavo zitto perché sapevo che avevo fatto una stronzata. Sì, però capisci, te l'hanno quattro e se la fa un altro la stronzata gli danno sei e mezzo, magari sei. Ma non me interessa la pagella, mi interessa che uno di vedere, in Serie A io parlo di calcio da 45 anni e tu lo sai, per cui lo so benissimo, tu l'avrai giocato a pallone, io mi scappello che è stato un grande giocatore di pallone, però ci sono anche gli altri meandri di questo cavolo di gioco. Oh, io vado un campo, io sono retrocesso, ho cambiato 27.000 allenatori, 14 certo. Presidenti, e non avevo campo, non mi fregava niente. Se non gli danno il materiale. Non mi fregava nulla sì. Se c'era allenatore, se si chiamava Giovanni o Pasquale. Sì. Andavo un campo per dar fritto. Ma punto. Perché tu c'hai quella mentalità che ti ha fatto sempre diventare livelli, quello che sei. Io sto parlando di... Allora, no, gli anni pregressi e lottavamo per non retrocedere, qui siamo a lottare sì, per la Coppa sei Campioni. Un lottatore, un'altra cosa. Io non credo che la Roma è andata lì per farse male. Ma chi sa di ha niente. Preso un gol, lo dico a loro, a casa. Ma non è che sto parlando di diatriba con l'Inter, te. Sicuramente l'Inter, non è come l'avete dipinto. Perdona, voi. Ti faccio una domanda. L'Inter sì. Quanto sviluppa di gioco? Dimmi. A livello percentuale di possesso palla. Sviluppa gioco, quanto? Palla a Lukaku per e a Giordina per... Oh, hai fa? Detto te. Allora? Non ha un possesso palla con la Roma no. E potrebbe avere più occasioni. Si fa un riferimento ma alto. Ma saperlo fa però quel lavoro, no? Fa un riferimento sì. Alto, non produce molto, però sta più avanti da Roma, perché fa più gol, perché c'ha due attaccati portati, ma c'ha pure due difensori. Tanto quindi di... la Roma trova un attaccante mio... a un no la Roma trova l'attaccante no, ce l'ha che trova un attaccante per me è scarsa a sì. Livello numerico di persone che possono stare dal primo al quinto posto a centrocampo e in difesa, quindi Fonseca sta facendo un miracolo da... Dimmelo che sta facendo un miracolo, si fa morire. Ma Fonseca è bravo, ma sto, allora, meno bravo. Io sembrava che non fosse così. Però non mi dica a Roma sta a livello di quell'arte perché non ma c'è non sta. Posso dire che sta sopra sta. L'Inter tu o sopra il Milan. Io parlo di pallone. Per, come si chiama, per quello del Verona e quello di Bagnets. Allora, io parlo di pallone come parliamo tutti qua in questo momento. Al di là che non ti puoi equiparare a chi ha vinto 9 scudetti di seguito, nonostante che secondo me sia molto indietro e vincerà il campionato pure quest'anno, che è un altro discorso. Secondo me il Milan sta facendo delle sbuciate che non sono nelle sue corde. Già quello che sta facendo non è tutta farina del suo sacco, tant'è che secondo me fa terzo quarto il Milan, poi magari ne sbaglio e vince a paletti. L'Inter c'ha quelle due situazioni, ma ha avuto tante di quelle situazioni. Se la Roma 3 partite fa poteva appareggiargli al secondo posto, 3 partite fa, non 30, insomma, ci sarà pure qualcosa che magari la... eccolo lì da Castiglia. Finisco, perché gusto e sapore che convince in ogni... Roma, Dani, e se non anche sei io. Da Roma... Ma che campi ma a fare? La Roma è una cosa sacra. Ciao amico mio. Con tutto rispetto per Gianluca sì. Di Maggio. Si è lanciato Gianluca, ti lanciava pure Sara, un'altra cosa, insomma.
Beh, dipende da Sara, esatto. Pippo Baudo, perché avendo 78 anni li ho conosciuti tutti. Pippo Baudo, questa è la realtà. Ma per gamba 78 anni, vedi, è geloso. 82, vabbè, non lo volevo dire. 82-83, perché no, però sono ancora massiccio. Ce n'abbiamo un'altra? 1950. Ne abbiamo un'altra, Antonio? Settimana scorsa. Non ancora? Ma 30 anni fa che faceva Antonio? Lo so, e che devo fare? Io purtroppo so così, ragazzi. La nostra gente mi ha abituato così. So che a molti che scoppiano le vene, capito? Beh, questa è l'unica trasmissione che a un minuto dalla fine chiama i telefonati, arrivano a un minuto dalla fine, da mo' che t'hanno accannato all'altra parte. Diamo a Cesare quello che è di Cesare, è vero, sì, Gabriele? Ha telefonato prima. Ha già chiamato, sì. Cesare. È l'ultimo, non ce l'abbiamo più? No, Cesare. No, Cesare. Ah, Cesare. Cesare ha chiamato. Non nominare il nome di Cesare in vano. Non nominare il nome di grave, Gabriele, sono malattie. Immagina la miseria. Ditemi com'è la situazione. Altrimenti ci buttiamo subito, immediatamente, a riprovare Bruno Ribebi che casca dal proprio come riserva, proprio dalla panchina. Ma per i saluti però, Bruno. Finito. Sono 5 minuti contati. Sì, Bruno avrebbe tante cose da dire ancora. Sara, ti sei trovata bene? Dai, il microfono, non ce l'hai. Quello mi si è fregato, il microfono. Dai. Saluta pure Simona Novelli, che starà con te la prossima settimana, se sei rimessa. Ti sei trovata bene fino adesso? Sì, sì, devo dire che non è... Non te l'aspettavi. Proprio il mio genere, però dai. Ma perché tu che cosa fai? Opera lirica? Ti dedichi al teatro? Fai dei racconti? Che fai? Sa di calcio. No, mo ha detto. Di calcio non so. E adesso ti infarinerai di calcio. In generale. No, basta che non chiedi a tua madre di che cosa devi infarinarti. Allora... Sai una cosa? Lei, tra l'altro, non nasconde, l'ho scoperto da poco... Ha una grande voce, tra l'altro, ha una voce, dovresti sentirla cantare, lo dico al maestro. Non ora. La prossima volta proveremo pure questo. Cavolo. Ormai sono pronto a tutto. Ce l'abbiamo Bruno Ribebi per dare buonasera? Ribebi, ce l'abbiamo? Grazie. Bruno? Eccomi, sono qua. Devo dire che l'eremo di Trevi, insomma, è come la fontana, zampilla acqua e con l'umidità ti perdiamo. Non me ne parlare. Perché qui è zona rossa e io sto in quarantena. Mamma mia, perché... non ti invito per niente. Ma no, tu pensi che domenica mattina sei vivo e libero? Tu non devi fare niente domenica mattina, vero? No, io domenica mattina ho uno stagio di 50 ragazzi. A che ora? Ragazzi. È 11. Dalle 9 e mezza a mezzogiorno. Quindi fino alle 9 e mezza sei libero. Perché sì, svegli alle 7 domenica per sentire. Marco Gialloreti, c'è Francesco Cuccia, Bruno Ribebi e chiaramente Nello De Nicola. Poi ci sarà anche Giovanni Roberti che scrive. Che dici? Che hai detto? Faccio uno... Domenica una certa ve lascio, vado allo stadio. Che sta a fare, stronzetto? E se gioca a mezzo tutti per radio. Ho capito, vai via, te do un cazzotto. Salutami Pietra Fesa. Salutami qualcuno di quelli della Roma che tu conosci tutti quanti. E gli dici, vi saluta Antonio De Bà. Parliamo di altro. Vabbè. Mi vengono dei peletti quando è così che dovrei sputarli. Guarda che Bruno lo devi salutare fra un po', c'è 2 minuti. Beh no, ma lui non deve cantare, ha cantato prima. Quindi ci abbiamo, grazie. Bruno, fammi... Dimmi. No, io sto guardando Giovanni Roberti, che non solo è stato un uomo delle forze dell'ordine molto importante, ma ormai si è messo a fare il cameraman. E c'ho Antonio, che sono incazzati neri perché gli sta rubando le immagini. Ma anche a me hai fatto? Allora va bene, lo potevi fare. Ce l'hai uno corto? Ma corto, vai. Ciao Antonio, non sono Marvin di Aprilia. Stasera. Non sono arrivati stasera. Arrivano in continuazione. Mi rasserena, dai. Ciao Antonio, sono Marvin da Aprilia. È possibile che il nostro portiere non è capace a parare? Un saluto. Simone, dillo tu perché io non la faccio più. Dillo. Che scoperta. No, mi sono scoperto tra portiere e arbitri. Noi una volta, fino a 25 anni fa, quando uno indossava quella maglia, abbiamo difeso Annuni, mo stiamo sparando, l'ho fatto anch'io. Sono stato un po'. Lopez, Annuni era più forte di Paolo Lopez. Lo so. Però se questo lo finiamo da ammazzare. Non va fino a ammazzare, però ti devi porre il problema e devi cominciare a pensare che l'anno prossimo ti serve altro. Purtroppo è vero. Purtroppo è vero. Anche se poi è stata un'altra. Che hai detto, Bru? C'ho ancora un minuto. No, dicevo che anche sono usciti fuori un sacco di nomi di portieri. Parlano di quelli che vediamo, no? Sull'attaccante perché devo essere telegrafico. La Roma ha il terzo
cannoniere di sempre della società. Sì, 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 sì. Io non vedo perché, lasciatelo in pace, poi a fine anno si vedrà quello che sono d'accordo con te, no. Anche perché se Cragno, il portiere quello dell'Atalanta, ragazzi, ho visto delle cose spettacolari, portiere così sicuramente 5-6 punti più c'erano e parlavamo d'altro, non sentire ma fanno i nomi di Belotti per esempio, è vero, ma c'entra, ma adesso perché mettere questa zizzania? Niente, ci vediamo domenica che devo salutare. Parto da Marco Gialloreti. Ciao Bruno. Ovviamente ciao a tutti, Bruno. Da Valerio Costa, il mito Gabriele Marconi, Andrea De Angelis, Francesco Goccia, ovviamente Simone Altobelli, Alessandro Bisegna, Giovanni Roberti, la mia, la vostra, Eleonora Chimmonti, la vostra, lei si chiama Sara... Caria, c'è il gobbo, c'è il grande, immenso Barcarolo Antonelli, c'è il mio regista lassù che è straordinario. Do un abbraccio al mio editore, perché di Giovanni e di Gianfranco Ciccione ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Viva Gol de TV, viva voi, ma soprattutto fortissimamente Roma. E se non sei da Roma, ma che cazzo campi a fare? Via. GSA Immobiliare presenta